Buongiorno a tutti, oggi parliamo del verdetto di Richard Eyre. Giudice dell'alta corte britannica, Fiona May è specializzata in diritto di famiglia. Mentre il suo matrimonio è con Jack vacilla, Fiona è chiamata a prendere una decisione cruciale nell'esercizio della sua funzione. Diligente e distaccata, sia in tribunale sia nella vita privata, la donna deve decidere del destino di Adam Henry, un 17enne testimone di Geova che rifiuta la trasfusione, nonostante sia affetto da leucemia. Adam ha deciso, in accordo con i suoi genitori e con la sua religione, di osservare la volontà di Dio, ma Fiona non ci sta. Sceglie allora di andare a far visita ad Adam in ospedale, per capire le vere intenzioni e il pensiero del ragazzo. Il loro incontro avrà un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove potenti emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti nella donna. E il corso delle cose condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava. Fiona May è il giudice nato dalla pena di Ian McEwan, e più precisamente tratto dal libro del 2014 La ballata di Adam Henry, da cui il lungometraggio è tratto. Ha avuto un enorme successo di critica e di pubblico, principalmente per il modo con cui ha toccato temi come la fede, l'etica, la scienza, la carriera e i dubbi che sorgono a un certo punto dell'esistenza. La trasposizione cinematografica, pur rimanendo fedele al romanzo, alterna momenti efficaci ad altri meno convincenti. Il regista Richard Eyre segue la sua protagonista nella prestazione pubblica, presso la corte e l'ufficio, ma anche nella vita privata, attraverso la sua relazione con il marito e con la musica classica. Con una precisione matematica e musicale nei dialoghi e nei personaggi, si assiste alla contrapposizione tra la fermezza e la razionalità che hanno contraddistinto la carriera di Fiona e l'incertezza con cui invece affronta le questioni personali. D'altra parte, il percorso di paure e di dubbi del ragazzo procede parallelamente a quello della donna, e questo è uno degli aspetti più importanti del film e uno dei più interessanti. Un po' meno efficaci invece sono quei passaggi in cui il regista calca la mano nel percorso di liberazione e crescita dell'adolescente. Qui la credibilità della storia ne risente, soprattutto in quei momenti in cui il ragazzo confonde l'interesse del giudice per la sua vicenda per qualcosa di simile all'amore. Emma Thompson è l'interprete ideale di un personaggio che nega le sue emozioni ma non riesce a impedire che affiorino, e Stanley Tucci è un'ottima spalla che alterna con grande sensibilità l'azione di disturbo a quella protettiva. Vi auguro una buona visione e alla prossima!